Una grande festa ieri sera nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, dove è andato in scena il carnevale dedicato alle regine a palazzo, tema scelto per il 2024 dall'Associazione Carnevale di Firenze. Una festa e anzi di più, uno show con tanto di sfilata di Antonia Sauter, stilista veneziana e ideatrice del ballo del Doge. Dopo l'ingresso degli ospiti dal cortile del Michelozzo, dove il corteo storico della Repubblica Fiorentina ha dato il benvenuto, sono state distribuite le mascherine in cartapesta realizzate dalle pazienti mani degli artigiani fiorentini. Il Salone dei 500 si è trasformato in una sorta di corte medicea, con un'atmosfera tipica dei fasti degli eventi del tempo. Bellissimi costumi di sartoria teatrale, a cominciare da quello della maschera simbolo del Carnevale di Firenze, Stenterello, figura ideata da Luigi del Buono nel XVIII secolo. Le regine della storia sono state protagoniste della prima parte della festa con Caterina de' Medici, l'elettrice palatina, e i costumi dedicati a Anna Maria Luisa de' Medici e a Eleonora da Toledo. La festa è proseguita oggi con il corteo aperto a tutti, in particolare ai bambini, partito da piazza Santa Maria Novella e arrivato in piazza della Signoria, con i tradizionali riconoscimenti per la miglior maschera, il miglior gruppo e la migliore coppia mascherata.